Il mio compito in questo momento è offrirvi la possibilità di vivere bene questa settimana che abbiamo davanti e con un occhio particolare anche oggi al sacramento della riconciliazione, il fatto che il Signore ha il desiderio di liberarci da ciò che impedisce allo Spirito Santo di operare in noi. Noi tante volte misuriamo la vita cristiana secondo un parametro umano, misuriamo le cose secondo quello che stiamo vivendo, secondo anche una logica, un criterio che sono tipici della nostra vita, ecco, secondo i nostri bisogni, secondo quello che viviamo, secondo le nostre caratteristiche, le nostre aspettative, secondo anche quello che, come pensiamo Dio. Ecco, voi dovete considerare che oggi, quando celebreremo la messa stasera, il Vangelo ci dirà che tante volte il vero Dio si scontra con quello che noi pensiamo di Dio, cioè quello che noi abbiamo in testa di Dio, visto che Dio non si vede, non sempre corrisponde al vero Dio, anche se siamo credenti. Quindi noi tante volte misuriamo la nostra vita, il nostro rapporto con Dio, secondo criteri nostri, e spesso i conti non tornano. Spesso il modo di agire di Dio è diverso da quello che noi pensiamo lui debba fare. Anche la settimana che noi ci accingiamo a vivere ci farà vedere di nuovo, ci ripresenterà il fatto che Gesù ha fatto insieme a Dio Padre una scelta che noi non avremmo fatto: accettare proprio di la storia, la vita, accettarla così com'è, ecco, accogliere anche tutta la negatività, tutto l'odio, tutte le incomprensioni, tutte le cattiverie umane, accettare tutto quello che di negativo, anche di tragico, la vita offriva a Gesù in comunione col Padre. Ecco, facendo la volontà di Dio. Ecco, se noi pensiamo che la volontà di Dio Gesù l'ha presa come il suo cibo, per me fare il mio cibo è fare la volontà del Padre, noi pensiamo che la volontà di Dio in questa settimana realizza la salvezza. E la volontà di Dio, vi dico subito, non è la sofferenza in se stessa. La volontà di Dio è quello che Gesù ha realizzato domenica di Pasqua, eh? Però passa attraverso la sofferenza più terribile. Tanto è vero che noi copriamo il crocifisso e lo scopriremo venerdì santo proprio come una mortificazione, qualche cosa che un velo che rende triste la vita. Ma la volontà di Dio non è il Venerdì Santo. Mentre a livello umano, quando noi incontriamo i malati, le persone, spesso sono convinte che la volontà di Dio sia soprattutto soffrire. Onestamente non è così. La sofferenza è purtroppo un prodotto umano nostro, è una realtà che noi viviamo e il Signore la vuole trasformare in noi, ma la dobbiamo assumere, dice il Signore, non la possiamo evitare, perché noi l'avremmo evitata. Ecco, per noi, secondo la logica umana, quando Gesù nell'orto degli ulivi ha detto: Padre, se questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà, se noi fossimo al posto del Padre
avremmo tolto il calice della sofferenza. Perché noi avremmo avuto quella sensibilità umana di dire: non posso vedere mio figlio soffrire. Ma le cose, se fossero andate così le cose, noi non avremmo avuto la vittoria sul male, non avremmo avuto il paradiso, non avremmo avuto la sconfitta del male. Perché evitare il male significa non vincerlo, perché il male persiste. Invece il Signore lo ha metabolizzato il male, cioè lo ha trasformato in se stesso. Quindi Gesù Cristo il male lo ha assunto insieme al Padre in questo senso per trasformarlo in un atto d'amore. Ora, percorrere questa strada per noi non è facile. San Paolo dice che questo è uno scandalo. Nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo al capitolo 1 dice: lo scandalo della croce. Cioè la nostra umanità si scandalizza di fronte al fatto di dover accogliere le sofferenze, il male. Perché fino a quando si tratta di accogliere le cose buone, noi le accogliamo facilmente, anche se poi dobbiamo dire che le cose buone spesso rischiano di alimentare i nostri egoismi, le nostre vanità. Perché purtroppo l'ambiguità c'è, vedete. Noi le cose buone non è detto che le viviamo come una crescita nell'amore. Spesso le cose buone rischiano di farci diventare più egoisti, di farci diventare più vanitosi, più materialisti, più attaccati alle cose umane. Mentre le cose negative, che noi non riusciamo istintivamente ad accogliere perché li vogliamo rifiutare, rischiano di rovinarci. Quindi in questo mondo tutto è rischioso. Non pensate che se il Signore ci accontentasse sempre secondo i nostri bisogni umani noi saremmo migliori o salvati. Non è affatto vero, non è affatto vero. Nella condizione umana in cui si trova tutta l'umanità, il Signore traccia una strada che passa per il triduo pasquale. Il triduo pasquale, cioè Gesù crocifisso e risorto, Gesù, la passione di Gesù, la crocifissione di Gesù e la risurrezione di Gesù, sono il modello perfetto di come agisce Dio in ognuno di noi. Anche la Madonna ha dovuto passare per questa strada, era sotto la croce la Madonna, con una spada nel cuore. La Madonna non è stata, dispensata. Ora, il fatto che noi ci troviamo nella Settimana Santa, a cominciare da dopodomani, e che ci viene riproposta per noi la passione, morte e risurrezione di Gesù, perché viene riproposta? Non so se voi ve lo ricordate, la liturgia ci ripropone la passione e morte di Gesù per attuarla oggi, per attuarla. Se non ci fosse la liturgia a riproporre il triduo pasquale, questo triduo pasquale sarebbe relegato in un tempo di circa 2000 anni fa, come se fosse un ricordo. Invece la liturgia lo rende attuale. Infatti il giorno del Venerdì Santo noi adoreremo Gesù con la liturgia: oggi per noi è morto il Salvatore, oggi. È l'oggi della liturgia. Sarebbe l'opera dello Spirito Santo che attraverso la liturgia rende presente oggi il triduo pasquale, cioè la salvezza che Gesù realizzò in quei 3 giorni. Ora, perché è attualizzata? Perché noi abbiamo bisogno di unirci a Lui. Vi ricordo che il battesimo, proprio Romani capitolo 6 dice, il battesimo, San Paolo dice: col battesimo noi ci uniamo a Gesù crocifisso
per risorgere con lui. E Gesù stesso aveva detto: rimanete uniti a me come il tralcio e la vite. L'unione è anche un'unione fisica. Infatti, quando noi stasera ci ciberemo, oltre che del sacramento della riconciliazione, ci ciberemo dell'Eucaristia, noi ci uniamo a Gesù, crocifisso e risorto. Ecco, nell'Eucaristia c'è tutto, possiamo dire, la vita di Gesù, soprattutto quei 3 giorni cruciali e anche il paradiso, le persone che vivono con lui. Quindi noi possiamo dire, abbiamo questa chiamata tutti di unirci a Gesù sofferente, crocifisso, innocente, morto e risorto. Ora, giustamente, se una persona non entra in questa mentalità, che è necessario per noi anche partecipare alla sofferenza dell'umanità, quindi ci può essere una persona credente, però dice: a me non voglio, io non lo accetto questo fatto che Dio mi chiama a unirmi a suo figlio crocifisso e risorto. Che cosa succede? Succede che noi rimaniamo chiusi nel nostro io, nella nostra vita individualista, cioè ognuno per i fatti suoi, come per dire il mondo va per un verso, la gente muore per altri versi, ma io tiro l'acqua al mio mulino. E questa in effetti è una logica contraria alla vita divina della Trinità, perché la vita divina della Trinità è partecipare, relazionarci, cioè le persone che ci sono nel mondo hanno a che fare con me, con voi, perché il Signore vuole realizzare un'umanità nuova che non sia più individualista, dove gli altri mi appartengono, io appartengo a Dio e Dio si dà tutto a tutti e ognuno di noi si sente in comunione con gli altri. Questa è la logica di Dio, che poi sarebbe, sapete, la Santissima Trinità. Voi immaginatevi, prima della creazione del mondo, la Trinità era la vita, perché non c'erano gli uomini. Prima della creazione del mondo, la vita di Dio era la vita. Da che cosa era costituita? Dalla relazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Era perfetta. Proprio perché questo eccessivo amore, ecco, nel Figlio, ha creato altri figli, ha voluto altri figli, proprio perché l'amore ha questo desiderio di espandersi sempre. L'amore è sempre una cosa che vuole proprio allargarsi sempre, è dinamico. Allora il Signore, nella sua libertà, stava benissimo, ha voluto creare l'umanità libera, perché se non fosse stata libera sarebbe stata una umanità fatta di marionette, ma libera. E nella loro libertà, nella nostra libertà, gli uomini fin dall'inizio ci siamo anche ribellati a Dio. La ribellione a Dio in effetti ha dato spazio al male. Anche le creature angeliche si sono ribellate a Dio. Ora il Signore ha voluto ricostituire il progetto iniziale interrotto dal peccato, creando relazioni di comunione. Ecco, vi faccio un esempio semplicissimo. Quando io ho avuto la mia vocazione, che avevo circa 24 anni, giustamente amici, parenti, che magari io, siccome non avevo dato sintomi prima di vocazione, mi dicevano: scusa, ma per quale motivo, per forza ti deve fare frate, puoi servire Dio in un altro modo? Io mi ricordo che mi veniva da dire: ma non è che devo decidere io come lo devo servire. È il Signore, se è vero che mi chiama, Lui mi chiama a fare questo. Scusate, San Giuseppe non è che scelse lui. Arrivò l'angelo, prima parlò con la sua promessa sposa, poi parlò con San Giuseppe e fece una proposta. Una proposta non di vivere la vita secondo una mentalità individualista. Io per i fatti miei, tu per i fatti tuoi, tu per i fatti tuoi. Il Signore, vi ricordate che cosa ha detto?
Chi lascia padre, madre, sorella per il regno di Dio, non per se stesso. Perché ogni chiamata che Dio fa nella sua volontà ci fa uscire dalla nostra individualità per metterci al servizio di tutti, per il bene di tutti. Le nostre croci, noi ora ci stupiamo perché noi le guardiamo dal punto di vista individualista, ma noi un giorno ringrazieremo il Signore per le croci che abbiamo ora, perché vedremo che come Dio li utilizza per la salvezza dell'umanità. Ognuno di noi, la croce che ha, i problemi che ha, non vengono da Dio, ma Dio li fa rientrare in un progetto in cui la sofferenza di una persona diventa il frutto per tutti e il bene di ognuno è condiviso da tutti. E quindi c'è una specie di mentalità proprio di comunione. Vedete che è importante questo, tant'è vero che faccio una piccola digressione, ci sono state ideologie che hanno sfiorato questo tipo di mentalità, però escludendo Dio, come se il bene di tutti si potesse realizzare senza Dio, e sono andati contro l'umanità, perché non si può andare, non si può realizzare questa specie di utopia senza l'aiuto di Dio. Noi possiamo realizzare il bene di tutti perché Dio stesso ha sacrificato la sua vita per tutti. E dice San Paolo, non per le persone per bene, ma per le persone più cattive è morto. E anche per noi. Quindi, vedete, è una mentalità diversa da quella degli uomini. Per questo certe volte, sapete, noi cristiani, se continuiamo a camminare secondo una logica umana e pensiamo come gli uomini, pure se siamo cristiani, non vediamo l'opera di Dio, non la vediamo, perché ha un altro tipo di mentalità. Perché noi ragioniamo come gli uomini, cioè a livello individualista. Io, tu, i miei, vi ricordate quando Gesù disse, se amate i vostri, che cosa fate in fondo meglio dei delinquenti? Pure i delinquenti amano i loro figli. Ma voi amate tutti, anche i nemici, come il Padre vostro del cielo. Fa uscire il sole per tutti. È proprio una mentalità che è diversa. Sapete che significa? Che quando ognuno di noi porta le sue croci, in quel momento Dio ci fa una chiamata di partecipare alle sofferenze dell'umanità. Tanto è vero che San Paolo in Colossesi 1:24 dice: io nella mia carne completo la passione e risurrezione di Cristo. Cioè la passione di Cristo è completa in se stesso, ma San Paolo la completa nella sua carne, cioè faccio in modo che la salvezza di Gesù si completi nella mia carne, cioè sono chiamato a partecipare alla sofferenza e alla risurrezione di Gesù a favore di tutti, a favore dell'umanità. Ma noi come l'aiutiamo l'umanità? Con qualche elemosina? Ma che sto pure gli altri lo possono fare? C'è gente che non crede in Dio e fa volontariato. Non è questo. Ma dare la vita pure per chi non se lo merita, Cristo può fare solo chi ha la mentalità di Gesù. Perché se io mi dono agli altri e non vivo più per me stesso, ma anche nella gioia e nel dolore, io offro la mia vita per tutti, io faccio bene il mio ministero di sacerdote. Ma se io, per esempio, non ho questa, e possiamo dire, questa scelta di dare la vita per gli altri, io sto svolgendo solo un ruolo religioso come un mestiere. Uno fa il bancario, l'altro fa un sacerdote, solo che chi è un'agenzia economica, uno è un'agenzia religiosa. È la mentalità di Gesù, sapete, che ci dà anche la gioia di sentirci amati da Dio. Per quale motivo San Pio da Pietralcina, Santa Teresa, Santa Veronica Giuliani, Santa Gemma Galgani, che erano persone come noi, vedete, è inutile che viviamo, queste persone
noi le abbiamo molto mitizzate. Anche San Francesco è stato mitizzato, ma il vero San Francesco, sapete, era una persona normale. Certo, dopo che muore è facile mitizzare le persone, figuratevi. Io sono stato a Napoli quando c'era Maradona, studiavo là, figuratevi se non mitizzavano Maradona. Ci facevano tutte le, pure gli altarini a Maradona, figurate. Si può mitizzare chiunque. Però queste persone sono grandi non perché hanno fatto cose straordinarie, sono grandi perché hanno veramente sperimentato che Gesù ha utilizzato la loro vita, li ha coinvolti nel suo mistero d'amore. Cioè, sentire che anche quando noi soffriamo non siamo maledetti da Dio, non siamo scartati da Dio, non siamo trascurati da Dio, non siamo rimproverati da Dio o puniti da Dio, no. Siamo chiamati da Dio a partecipare alla salvezza di tutti, con le cose belle e con le cose brutte. Perché nella vita Gesù ha accettato tutto. Gesù ha gioito, ha ballato, ma quando c'è stato da soffrire, ha pure sofferto. Perché il Signore ha santificato la nostra vita vivendo per amore tutto, le cose belle e le cose brutte. Quindi, vedete, per noi questa settimana è una settimana di chiamata a un amore più grande. È come se Gesù ci dicesse: ma tu ami l'umanità? Non pensate che il giudizio si farà su quelle scemenze di cui ci confessiamo? Sapete, in fondo, se non siamo proprio delinquenti, noi confessiamo le stesse cose. Ho avuto distrazione, mi sono arrabbiato, non so, qualche cosa. Dico, su, elenchi, guardate, sempre le stesse cose, onestamente, guarda. Ma non è questo. Non saremo giudicati su questo, ma saremo giudicati, dice San Giovanni della Croce, sulla carità per tutti. Non so se nei giorni scorsi voi avete partecipato alla messa, ma Gesù ha detto che se una persona ascolta la sua parola, la fa entrare dentro di lui, non vedrà la morte e non sarà giudicata, non vedrà il giudizio. Sono parole forti. È possibile per noi che non saremo giudicati da Dio? Sì, se viviamo fin da ora nella carità. Infatti Gesù disse: quando io tornerò e vedrò il mio servo che dà la vita per gli altri, al servizio degli altri, gli dirò: vieni servo buono e fedele, vieni a gioire del tuo Signore, senza giudizio. Allora voi direte: ma allora chi sarà giudicato? Sarà giudicato, valutato, chi ancora vive per se stesso, per i suoi, cioè secondo una logica individualista. Ma se una persona qua, anche stasera, dice: Signore, io sono in questo mondo per dare la vita, nel mio piccolo. Mi trovo in famiglia e do la vita in famiglia, qualsiasi cosa, non voglio vivere per me. Infatti la prima cosa che Gesù ci chiede, di cui ci dobbiamo confessare, vi ricordate? Rinnega te stesso. La prima cosa, no, prega, rinnega te stesso. Prendi la tua croce per il mondo, perché la croce è proprio data per il bene di tutti, e seguimi. Vedete, più si allargano gli orizzonti della nostra vita, più non viviamo per noi stessi, ma desideriamo il bene di tutti, e più ci avviciniamo alla logica di Dio. Tanto è vero che se ci abituiamo a vedere la nostra vita in funzione del bene di tutti e ci affidiamo al Signore, noi possiamo gioire anche quando soffriamo, come San Francesco, che mentre soffriva diceva che viveva la perfetta letizia. Ma non che era pazzo, perché diceva: mentre io soffro, mentre gli altri soffrono, noi abbiamo la grazia di unirci a Cristo crocifisso e risorto per il bene di tutti, e questo mi rallegra il cuore, non la sofferenza, ma il frutto della sofferenza. Cioè, se noi ci crediamo
che Gesù crocifisso e risorto ha trasformato il male e la morte in salvezza per tutti eterna, partecipando a questo mistero, noi possiamo anche gioire mentre portiamo la croce. Non è una follia, è un dono che Dio vuole fare a tutti. Se invece restiamo nelle nostre idee individualiste, troveremo sempre motivo di dire: oh Signore, mi abbandonò, e il Signore non ha fatto quello che dico io, il Signore, io prego e Dio non mi ascolta. Perché diciamo questo? Perché misuriamo col nostro io. Ma se noi invece di misurare col nostro io ci mettiamo nei panni di Dio, perché questo per esempio è anche tra di noi, più ci mettiamo nei panni degli altri, più capiamo gli altri, fateci caso, pure tra di noi. Più io mi metto nei panni di un altro, anche una persona per esempio che mi piglia male parole fuori, perché magari non sono stato svelto nell'accelerare mentre c'è un semaforo, no? Ci capita, no? Che noi in un attimo esitiamo 2 secondi e chi è vicino dice: ah, perché dormi dopo? Perché ma non te ne vai? Allora, se io mi metto nei panni di quella persona agitata per questo e dico: mi dispiace che le persone sono così esaurite, mi dispiace, perché non ci fosse motivo di... Se questa persona si è alterata per 2 secondi, vuol dire che sta male, vuol dire che proprio è esaurito nella sua vita, sta male, non stanno bene queste persone. Cioè più anche tra di noi ci mettiamo nei panni dell'altro e più capiamo gli altri e la vita. Se noi ci mettiamo nell'ottica del Vangelo, che Gesù in questo momento, Dio Padre, ci sta guardando ed è contento che i suoi figli sono qua e vuole la salvezza di tutti, e se uno di noi in questo momento dicesse: Signore, non solo mi fa piacere che ci sono i miei fratelli, non vi considero estranei, e dico: Signore, chi sono i tuoi figli? Fra un po' diremo Padre nostro. Signore, non solo mi compiaccio per i miei fratelli che ho trovato, ma io la mia vita utilizzala per il bene di tutti qua. State tranquilli, lui è contentissimo. Ma se ognuno di noi considera gli altri estranei, pensa agli affari suoi, alla sua anima, pensa ai suoi problemi soli, sapete, quando un padre, quando una madre vede che i suoi figli in fondo sono egoisti l'uno con l'altro, un padre e una mamma si affligge. Quando invece che si aiutano i figli, ogni padre, ogni mamma è sereno, perché vede che i figli sono l'uno al servizio dell'altro. E Dio Padre è così, perché la paternità, dice San Paolo, viene da Dio, Lui è il vero padre. Per cui se noi ci aiutiamo tra di noi, se io, le mie sorelle della comunità e tutti ci doniamo stasera, siamo duri assieme e diciamo: Signore, questa è la nostra famiglia e ci vogliamo bene, diamo la vita l'uno per l'altro, per quello che possiamo, sapete, anche un sentimento, anche solo desiderio sincero, e non viviamo per noi stessi, state tranquilli, l'Eucaristia porta affetto, porta frutto, perché uno è aperto alla comunione. Perché la chiamiamo Eucaristia comunione? Perché deve creare comunione. Ma se ognuno di noi fa gli affari suoi, se ognuno di noi giudica l'altro o lo considera estraneo, non circola lo Spirito Santo tra di noi. Non circola. Così quando noi soffriamo, se ci sentiamo chiamati a soffrire per il bene di tutti, Signore, come li posso aiutare quelle persone che purtroppo si mettono in mare e muoiono a Cutro, all'Auschwitz? Come li potremmo aiutare? Io non lo so, non lo sanno i politici, non lo sa nulla come li potremmo aiutare. Fanno tentativi e dico: Signore, ti do la mia vita perché queste persone veramente possano salvarsi, che sono, per partire da là vuol dire che sono disperati per genuarci, poi arriviamo qua e c'è disoccupazione, non si immagino che siamo un te guai, peggio dirgli. Comunque è un caos enorme. In tutto questo caos, se c'è qualcuno
che condivide il desiderio di Dio di salvare tutti i figli, io vi assicuro che il Signore trasformerà le nostre cose belle, le nostre croci in salvezza, pure la morte. Non ce la fa vedere la morte, perché chiudiamo gli occhi e siamo con Lui. Ora io non so se questo discorso che vi sto facendo è chiaro o non è chiaro, però vedete, è una logica che io vedo tanta gente pensa che può fare un cammino spirituale solo perché prega, solo perché fa qualche opera buona. Non è sufficiente, occorre la mentalità di Dio. Fino a quando noi diciamo il Padre nostro ma non ne sentiamo fratelli, fino a quando ognuno tira l'acqua al suo mulino ed è estraneo degli altri, non c'è l'azione dello Spirito che può. Per questo Gesù ha detto: da come vi amerete vi riconosceranno di essere miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri, amatevi come io vi ho amato. Come ci ha amato Gesù? Dando la vita. Quindi noi possiamo veramente collaborare con Gesù dando la vita, non facendo richieste a Dio. Per questo la prima richiesta che noi facciamo al Signore, vi ricordate qual è? Sia fatta la tua volontà. Ma qual è la volontà di Dio? La salvezza di tutti è la volontà di Dio. Per cui quando diciamo sia fatta la tua volontà, noi vogliamo dire: Signore, si compia la salvezza di tutta l'umanità, come tu desideri, che sei padre di tutti e fai uscire il sole per tutti. E io che sono tuo figlio ti do la mia vita per il bene dei miei fratelli, di tutti. Così una persona veramente, vi assicuro, dà spazio allo Spirito Santo, e lo Spirito Santo agisce e ci può dare anche la gioia di avere la pace nel cuore e la perfetta letizia, anche se le nostre membra soffrono. Perché? Perché la gioia di amare e di sentirsi amati da Dio è più forte di ogni dolore umano. Vi assicuro che non è una follia. Ecco, il Signore ci chiede questo. Ecco, di fronte a una società che vive come se Dio non esistesse, l'unico senso che può avere il cristianesimo oggi è quello di avere una mentalità diversa dall'individualismo che c'è nella società. Perché nella società ognuno fa gli affari suoi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, ognuno cerca di stare bene per i fatti suoi e per i suoi figli, per i suoi parenti, e basta. E invece il Signore vuole che noi immettiamo nella società la logica di Dio. Che cosa ho io? Chi sono io? Vi ricordate, e concludo, quando Gesù stava parlando e gli dissero: fuori c'è tua madre, i tuoi fratelli, Gesù che disse? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi guardò le persone che lo ascoltavano, perché chi fa la volontà di Dio per me è fratello, sorella e mamma. E ha fatto saltare tutti gli individualismi, tutti i settarismi, tutta la mentalità tribale che abbiamo, tutta la mentalità anche umana. Ecco, il Signore vuole aprire gli orizzonti, sapete? Non pensate che le croci che portiamo siano un castigo di Dio, che non è vero. Non c'è bisogno che castighi Dio in questo mondo. Perché il Signore disse a Santa Faustina: io qua sono per dare la misericordia a tutti. Quindi non, i problemi vengono dall'umanità, dalla natura umana, e quindi non vengono da Dio. Solo che il Signore ci chiede di viverli in una logica di amore come quella di Gesù.